Quel che fa più impressione sono alcune strade vuote di Pescara abituata a traffico e ingorghi. Oggi la chiusura in zona Aurum, domani sarà interessato il centro, ma al momento gran parte dei cittadini l'ha presa con filosofia o rassegnazione. Certo, c'è anche chi si lamenta, qualche esercente in particolare per le chiusure, ma tutto sommato, almeno stamani, sembrano non esserci stati particolari problemi sul fronte della viabilità. No, è andato bene stamattina il giro e dobbiamo sacrificarci un po' tutti quanti, però abbastanza bene. Sto uscendo adesso da casa e tutto tranquillo. Se anche per questa signora non ci sono state particolari criticità, ha dovuto tuttavia raccogliere lamentele dei residenti della zona di Porta Nuova. Tante persone, Che non potevano uscire con la macchina. Esatto. E quindi ha raccolto tante lamentele però da parte dei residenti. Uomini, più che altro uomini. Perché cosa vuole dire che le donne sono più pazienti? Quello sano ragionamento, Quindi gli diciamo. uomini non sanno ragionare bene. No, non è che sono più nervosi. G7 gli ha creato qualche problema, vedo che è in bici. No, io con la bici la uso normalmente. Quindi non c'è nessun problema. È un po' di. Anzi, oggi non c'è traffico per niente. Cioè, le sembra strano pescare senza traffico? Eh sì. Sto chiedendo dell'ufficio postale che è stato chiuso, quello di fronte all'Aurum. Via della Bonina. Beh, si troverà un po' di traffico, ma non niente altro. C'è qualche residente, qualche suo, diciamo, vicino di casa che però si è lamentato? Beh, certamente qualcuno ci sarà. Non Da so. quello che ha sentito? Da quello che ho sentito, che forse è un evento che sta ammazzando l'economia. Alcuni negozi sono chiusi? Sì, la ristorazione, ho sentito, io non ho ristorazione, quindi non so. Come sappiamo, 5 le zone rosse a Pescara con divieti e chiusure per il G7 e su strada abbiamo incontrato in zona stadio l'assessore Massimiliano Pignoli che fa il punto della situazione. La città, i cittadini, la comunità si è organizzata, quindi come vedete anche dalle vostre immagini non c'è traffico, sono disciplinati e la gente sta rispondendo bene a questo grande evento che Pescara ovviamente non ha mai avuto. Oggi la chiusura è per la zona di Porta Nuova, l'Aurum in particolare, che è un po' il quartier generale. Per quanto riguarda il centro. Ma il centro se ne parlerà domani, ovviamente noi abbiamo, faccio un invito ancora ai cittadini, abbiamo il COC aperto 085 42 83 400 dalle 7 di mattina fino all'una di notte, quindi per qualsiasi come dire, informazione siamo stati subissati di telefonate, segno che aprire il COC ha avuto la sua valenza. Voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile che sono numerosissimi. Assessore, ci dica la verità, però qualche telefonata di qualche cittadino arrabbiato c'è stata. No, guardi, io devo essere sincero, voi sapete che io sono una persona molto schietta, sia quando sono stato in maggioranza che quando sono stato all'opposizione. Il mio telefono non ha squillato per altre questioni di carattere politico e sociale e quant'altro, ma non ha squillato per problematiche inerenti alla viabilità. Franco Colatriano, Volontari Senza Frontiere, Pescara, la Protezione Civile è in azione a supporto delle forze dell'ordine. E sono abbastanza tranquilli, hanno accettato questo evento e non abbiamo ne avuto nessun problema per quanto riguarda né la viabilità né discussioni con civili. Quindi sta andando tutto bene. A parte qualche cittadino nel senso buono, è un po' fumantino. Però deve dire quello che dico io, non quello che dite voi. No, le lascio il microfono, dica quello che vuole. Mi dico, il G7 dentro a questo palazzino qua, che è 20 anni che sta così, è del comune questo qua, non è mio. Se era mio già stavo abbandonato. Chiudo e basta, perché No, non approfondiamo, ma dopo i pozzetti qua, ci sono le piante di pomodoro. Vorrei sapere se si deve fare domande per poter raccogliere i pomodori. State prendendo l'autobus. Sì, no, io veramente sono sceso. Questo G7 ha lasciato la macchina o lei è un abitué degli autobus? A piedi, la cosa migliore è a piedi, fa pure bene alla salute. Lei ha sentito qualcuno che si è lamentato? Ma ci sta sempre, è ovvio, no?
Insomma, la gran parte dei cittadini ha riconosciuto la valenza dell'evento e questa la situazione nell'area attorno al quartier generale dell'Aurum. Vedremo cosa accadrà in centro tra chiusure e divieti e come chiosa semplice ed efficace prendere in prestito il finale a un celeberrimo film cult. Domani è un altro giorno e ci torneremo. Buongiorno.